Umidità in casa, nuove soluzioni CNT. Pubblicato da listaimmobiliare.it il 31 gennaio 2020, sezione materiali e tecnologie. Oggi parliamo di innovazione, soprattutto del problema dell'umidità in casa, che molti riscontrano nei loro appartamenti. Ultimamente si stanno studiando delle soluzioni che aiutano la normale aerazione forzata e che intervengono sulla polarità dell'acqua, evitando la risalita nei muri. Ventilazione meccanica e sensori, quindi, per battere l'umidità in casa. Ricordate sempre però che è giusto partire dai isolamenti previsti già con i lavori di progettazione e di costruzione della struttura, soprattutto se avete una casa in legno. Umidità in casa che risale nei muri, rotture di tubi e impianti, infiltrazioni d'acqua, condensa interna. Problemi che con la stagione invernale sono certamente aumentati e che spesso portano alla formazione di muffe e batteri e che nel lungo periodo possono anche compromettere la stabilità dell'edificio. Contro questo tipo di problemi ci sono alcune soluzioni da adottare. La più classica è favorire il cambio d'aria con un impianto di ventilazione meccanica controllata. Altra soluzione è l'inerzia termica della muratura con speciali pannelli isolanti. L'umidità in casa più dannosa è quella di risalita, perché incide sulla struttura dell'edificio. Per questo problema l'unica soluzione ad oggi è la CNT, Charge Neutralization Technology, ovvero tecnologia a neutralizzazione di carica. Una tecnologia testata da un gruppo di ricerca con 6 università italiane su 40 casi pratici e oltre 4.000 installazioni in 10 anni. Michele Rossetto, ingegnere ideatore della tecnologia, spiega: il vero problema dell'umidità di risalita è il deposito nei muri dei sali, quando l'acqua evapora che corrodono da dentro la struttura. La muratura, che sia in cemento, pietra o mattone, contiene silice dotata di una carica negativa che attrae l'acqua. Questa evapora depositando sali e viene rimpiazzata da altra acqua, degradando le basi dell'immobile. La tecnologia CNT, che risulta incorporata in un piccolo apparecchio elettrico da mettere in casa, agisce neutralizzando la carica dell'acqua. La risalita viene così interrotta alla radice e pian piano il muro si asciuga. Dopo aver capito la causa, si interviene sanificando i muri da muffe, sali e batteri e trattandolo con il giusto intonaco, miscele di calce con basso contenuto di cemento ed evaporanti. Se la casa invece è in legno, il discorso cambia, come spiega Ginter Gantioler, progettista e docente Casa Clima e Active House. Una casa progettata senza la dovuta attenzione alle infiltrazioni può rapidamente compromettersi senza possibilità di ripristino. Normalmente si tratta di un problema che si manifesta entro 2 anni di vita della casa e qui bisogna mettere riparo in modo rapido. Durante la progettazione ognuno deve verificare la validità del progetto con presenza di pluviali nel cappotto e l'isolamento delle fondazioni con guaine, sottotetti e terrazze. Importante anche che il cantiere sia protetto dalla pioggia, perché se il legno prende pioggia e raccoglie umidità la rilascerà in casa. Possibile anche inserire una sorta di monitoraggio continuo grazie ad una centralina che invia alert in caso di modifica del materiale. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e ricordati di cliccare sulla campanella per sapere ogni volta che verrà caricato un nuovo video.